Allora, come avevo detto, come avevo già annunciato, no, pochi minuti fa, noi ecco, da oggi entriamo effettivamente dentro all'umanesimo barra rinascimento, non che non sappiamo assolutamente di che cosa stiamo parlando, no? Perché sull'umanesimo, su questa corrente che fa fuoriuscire praticamente la cultura europea, soprattutto quella italiana, insomma, che a quei tempi eravamo proprio i capofila, diciamo così. Dal Medioevo, dalla mentalità medievale, abbiamo visto tre, quattro, mi pare, testi, no? Di teorici dell'umanesimo, no? Quindi l'umanesimo per noi, adesso volendolo ridurre proprio in pillole per non sottrarre troppo tempo alla presentazione di Machiavelli, che è un autore appunto umanistico rinascimentale, anche se è un saggista politico, non è un poeta né ci racconta storie, lui è un politico, diciamo. Per noi umanesimo per ora che cosa significa? Sì, fuoriuscita dalla mentalità medievale, ma in che senso? Perché si recupera la fiducia, no, nelle capacità dell'uomo di capire il mondo attraverso, insomma, chiamiamola così, la scienza e di modificarlo questo mondo in meglio, no? In modo da viverci meglio. Poi che altra cosa possiamo vedere? Beh, la rivalutazione è proprio dello stare al mondo. Viva la faccia! Vi ricordate quella specie di scontro a distanza, no? Fra, se non sbaglio, un umanista che si chiamava Manetti e un papa di quell'epoca, dove Manetti diceva: ma scusa, ma perché tu dici ancora, continui a dire che qui su questa terra si vive che è uno schifo, il nostro corpo fa schifo, l'aspetto materiale della nostra esistenza fa schifo, ma chi te l'ha detto? Siamo talmente belli. E poi abbiamo tanti modi per goderci la vita qua su questo pianeta. Ma per carità, l'al di là c'è sempre, però mentre stiamo al di qua, godiamoci la vita, no? Abbiamo imparato a fare molte cose, insomma, a modificare la natura, la realtà, in modo da starci dentro meglio. Quindi c'era proprio, vi ricordate, no, la rivendicazione della bellezza di stare al mondo su questa terra, no? Chiaramente. E poi c'è ovviamente l'ultima cosa che abbiamo letto, mi pare che si potesse essere ricondotta a Giovanni Pico della Mirandola, dove c'era un'esaltazione, no, dell'uomo al centro dell'universo, addirittura, cioè Dio, ricordate, per tutte le creature gli ha messo dentro, no, un software che non le fa cambiare mai praticamente. Un'ape era un'ape nella preistoria e un'ape oggi, no? Che ne so, un lupo, stessa cosa. Ecco, noi siamo cambiati perché il nostro software implica la nostra possibilità di scegliere che cosa diventare. E quindi, insomma, Pico fa questa dichiarazione, diciamo così, di entusiasmo, di orgoglio dell'essere un uomo, no? E una donna, chiaramente, perché abbiamo la libertà di scegliere, sappiamo, possiamo scegliere noi se il bene o il male, se essere gente che non combina niente nella vita, oppure se c'è gente che è uno scienziato, che ne so, un grande artista, oppure una bestia. Quindi nel bene e nel male noi siamo liberi, chiaramente. Vabbè, quindi questo era un po' per noi, per ora, l'umanesimo. Però mancava ancora l'appello, diciamo che quest'anno poi ci saluteremo, ve lo dico prima, spoilerò, come al solito, con l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, quello è un poema, in effetti, che è anche lui frutto di questo clima nuovo, no? Di questa visione del mondo completamente nuova. Quindi i nostri due ultimi autori sono questo signore che vedete qui, con questa faccetta bella, come dire, arguta, diciamo così, anche simpatica, eh? Cioè, finalmente qualcuno che ride. Vi ricordate i ritratti di Dante, di Petrarca, anche il Boccaccio, no? Un po' cupi. Qui, insomma, finalmente qualcuno con un sorriso sulle labbra. Quindi per noi gli autori del Rinascimento italiano saranno Machiavelli e Ariosto. Vabbè, vediamo chi è questo signore, no? Perché insomma la sua vita è stata molto interessante, diciamo così. Non so se vi ricordate come funziona una slide del genere, l'abbiamo già usata per tutti i nostri amici, no? Che abbiamo incontrato quest'anno. Quando incontriamo, insomma, un personaggio nuovo, un autore grosso, io di solito faccio riferimento a questo volume, a questo manuale, che non è il nostro, insomma, però ve lo piazzo poi su Moodle e quindi ce l'avete. In pratica tutta la fascia superiore riguarda, insomma, ecco qui, perché ce lo ricordiamo, Machiavelli, insomma, per quale motivo si studia ancora a distanza di circa
500 anni, e poi qui le principali tappe della sua esistenza. No? Invece sotto, di solito, ci sono le sue opere, no? Presentate velocemente, come piace a me. Io qui poi ho fatto, come vedete, ho messo una bella toppa sulla presentazione di opere che non leggeremo, così insomma la slide diventa più leggera. E poi qui la cosa che mi piace molto è che c'è una cartina dell'Italia che ci serve per vedere dove è stato lui nella vita, no? Non è che si è spostato tanto, come vedete, diciamo, non si è dato troppo da fare nei viaggi. Allora, che esce fuori di Machiavelli subito, cioè mettete subito in tasca queste cose che vi dico, no? Qui finalmente una personalità riflessiva, sì, perché lui poi in fondo è un teorico politico, come vedremo oggi, però anche scherzosa, cioè ironico. Se voi leggete le lettere che scrive agli amici, scherza continuamente, cioè anche in periodi dove c'è poco da ridere, lui sarà condannato all'esilio, come vedremo, per un po' di anni, però lì insomma trova modo comunque di passare il tempo in modo tutto sommato così gradevole, diciamo così. Oh, poi la produzione di Machiavelli soprattutto sono i trattati o storici o politici. Noi leggeremo un trattato politico che si chiama Il Principe, che è forse la sua opera più famosa, ma lui ha scritto anche roba sulla storia romana, anche sulla storia sua recente, non sua, sulla storia dell'Italia contemporanea. Quindi insomma è uno scrittore, diciamo, l'ho presentato prima, non è né un narratore, no, come Boccaccio, né un poeta come Petrarca o Dante, no? Il suo ambito è la saggistica, diciamo così, no? Ok. Che vuole combinare nella vita, perché ce lo ricordiamo, cioè qual è la sua missione, diciamo così, nello scrivere. Lui dice, io voglio descrivere nei miei saggi la realtà così com'è effettivamente, e lui ha esperienze politiche, come vedremo tra pochissimo, ce l'ha avute e come, e poi però per farci che di questa conoscenza di come funziona la politica in Italia in quel tempo, a me piacerebbe che l'Italia diventasse uno Stato, una nazione che potesse competere con le nazioni che si erano formate nel frattempo, durante il Medioevo, cioè, per dirne due, la Francia, la Spagna, quelle sono stati nazionali. Noi come siamo messi? Lo vedremo tra pochissimo, c'è una cartina che ci fa capire come siamo messi, insomma. Voi storia, ragazzi, dove state più o meno? Ah, perfetto, quindi siamo, non vi dico niente di particolarmente sconosciuto, insomma, sapete com'era l'Italia, che so, nel 500, no? Molto frammentata in tanti stati, medio, piccoli, grandi, cioè. Quindi il suo scopo quale sarebbe? Quello di fare dell'Italia uno stato forte, insomma, no? Poi perché fa parte dell'umanesimo Machiavelli, cioè esce fuori questa cosa dalle sue opere? Beh, voglia. Cioè lui dice, di politica magari nel Medioevo se ne è parlato avendo come punti di vista, come punti di riferimento i valori cristiani, no? L'ideologia cristiana, filosofi. No, io faccio riferimento alla mia esperienza. Cioè io da politico ho avuto delle esperienze che mi sono pure costate parecchio, anche l'esilio, sono stato con le mani dentro le stanze dove si fa la politica. E beh, quello per me è importante, l'esperienza. Chi se ne frega di quello che diceva della politica Aristotele oppure i pensatori medievali, non ci importa niente. Date retta a me, dice Machiavelli, io la politica l'ho fatta, quindi non è solo teoria, no? Vabbè, vediamo com'è però l'Italia del tempo, no? Perché magari facciamo riferimento proprio a questo. Ecco, quando Machiavelli fa politica, lui è di Firenze, ecco, l'Italia è così. Esiste un'Italia? No, direi esistono tante Italie, quanti sono gli stati medio, piccoli, grandi, in cui è divisa l'Italia. Ingrandiamo un po'. Ecco, soprattutto al centro-nord, guardate, l'Italia è un mosaico, no? Qui addirittura per certi stati molto piccoli, vedete, non c'è entrato nemmeno nella cartina il nome dello Stato, no? Vedete, qui c'è la leggendina, ecco, per esempio, che ne so, questo in violetto è il Ducato di Ferrara, no? Questo qui in viola un po' più acceso, il Ducato di Modena, pensate un po', stati che praticamente oggi sarebbero la provincia di Modena, la provincia di Ferrara. Poi sì, ci sono anche stati più cicciotti, no? Al nord, la Repubblica di Venezia, per esempio,
che si estendeva anche dall'altra parte dell'Adriatico, no? O il Ducato di Milano, grandi potenze del nord, no? Poi ecco, lui ha lavorato nella Repubblica di Firenze, Machiavelli era di qua, no? Però vedete, c'era una Repubblica di Siena, poi c'era questa cosa qui, una Repubblica di Lucca, cioè veramente rispetto a quello che era successo al di là delle Alpi, dove già c'erano degli stati nazionali grossi e forti, Francia, Spagna, beh, un po' più lontano, l'Inghilterra, eccetera. Noi ancora l'Italia non c'è, cioè esiste come espressione geografica, no? La penisola italiana, ma dentro l'Italia, vedete, c'è pure, andando giù, il grande stato pontificio, una grande potenza, ragazzi, cioè il Papa condiziona la politica dell'epoca. E poi, vabbè, al sud le cose sono un po' più, come dire, razionali, perché vedete, c'è il Regno di Napoli che praticamente prende dal Molise e l'Abruzzo fino praticamente alla Calabria, no? E poi c'è un Regno di Sicilia, un Regno di Sardegna, cioè che ci abbiamo di meno rispetto ad altri paesi come Francia e Spagna? E non ci abbiamo un'unità nazionale. Quindi che vuol dire? Che nell'età di Machiavelli, purtroppo, poi forse voi l'avete già studiato queste cose, si rivela tutta la debolezza, no? Di noi italiani. Cioè quando i francesi e gli spagnoli, attratti dalle ricchezze di questi stati che durante il Rinascimento erano molto ricchi, no? Erano pieni di artisti, Leonardo, Michelangelo, insomma, tanto per dire, e quando vengono da queste parti fanno bottino. E nessuno dei nostri stati, anche quelli più grandi, è capace di fermare, che ne so, quando viene giù Carlo VIII, no, di Francia, non abbiamo la capacità di fermarlo. Quello arriva fino a Napoli, cioè, per esempio. Poi se ne va, però. Quando arrivano gli spagnoli, è stessa cosa. Quindi, grande debolezza del nostro paese, no? Che non è un paese, in effetti, è un insieme di stati, spesso in conflitto fra loro, tra l'altro. E che, pensate, utilizzano le grandi potenze straniere per rompere le scatole ad altri stati italiani. Quindi, insomma, una situazione molto pericolosa. E Machiavelli è uno dei pochi che si rende conto che, continuando a fare questo gioco, poi noi rischiamo di perdere la nostra libertà. E puntualmente, alla fine del Cinquecento, questa cosa andò così. Cioè, tutto il Seicento noi siamo stati spagnoli, per esempio. Nel 7-800 diventiamo austriaci. Cioè, appunto, le grandi potenze europee, in assenza di un'Italia forte, compatta, uno Stato solo, ci pappano quando vogliono, praticamente. E Machiavelli lo sa. Si rende... Dimmi. Il nome Italia? Devi andare molto lontano nel tempo, insomma, ai tempi dei... diciamo gli italici, già i romani li chiamavano così, i popoli italici, e quindi sì, cioè, diciamo che Italia se la sono inventata come nome soprattutto i greci quando hanno colonizzato il sud, ma si parla addirittura dell'ottavo secolo avanti Cristo, quindi, e già si parlava di Italia, sì sì. Guarda, l'etimologia è un po' difficile perché francamente non c'è nessun aggancio che ci aiuti a capire da dove esce fuori sto nome, insomma. Però i romani, italici, era un aggettivo che usavano i romani. Quindi, ma lì ormai i giochi erano fatti, insomma, chiaramente. Bene, allora, quindi questo era... Perché vi ho rotto le scatole con quella mappa? Perché volevo ricordarvi come era fatta l'Italia ai tempi in cui, appunto, Machiavelli partecipa alla vita politica. E guardate, avanti! Avanti, buongiorno! Buongiorno, ma c'è peccato Cristo Gabriele? Puoi uscire un minuto? Assolutamente no. No. Poi sì, sì, no, nel senso che può uscire. Vieni, che poi dobbiamo una cosa. Se sento delle urla vuol dire che la professoressa. Allora, vi ho fatto vedere quella mappa per farvi capire che lui lavorò, come vedrete, insomma, è un uomo molto pronto a cambiare idea rispetto ai suoi datori di lavoro, tra virgolette, perché Firenze in questo scorcio di 400-500 passò almeno per due volte attraverso due regimi politici diversissimi. Allora, quando lui comincia a fare politica, Firenze è ancora una repubblica. È un po' la Firenze che abbiamo conosciuto ai tempi di Dante, che è diventato qualcosa di diverso, ovviamente, ma c'è un governo, no, di notabili, diciamo così, di uomini importanti, no? Però non ce n'è uno solo che comanda, insomma, c'è una specie di assemblea degli uomini notevoli di Firenze che comanda, no? E quindi si dividono gli incarichi, è una repubblica, insomma, tanto per capirci.
si vota a Firenze, no, però insomma c'è un governo largo fatto di decine di persone, ok. E l'altra forma di regime che per due volte sostituisce la Repubblica a Firenze invece è la Signoria dei Medici. I Medici sono una famiglia importante, insomma, di Fiorentina, che per tutto il Cinquecento, insomma, poi governano la città come una signoria. Ricordate che cos'è una signoria, no? Uno Stato di medie dimensioni, ma la Repubblica di Firenze non era proprio estesa, in cui c'è un sovrano, no? Un principe che governa con i suoi collaboratori, quindi un po' diverso dalla Repubblica, diciamo così, no? Ecco, lui lavora per tutti e due i regimi, come vedete. Lui è talmente innamorato del suo lavoro di politico, di amministratore, di uno che insomma sta a contatto con gli ambienti dove si decidono le cose, diciamo così, che non gliene importa molto di chi è il padrone di casa. Lui lavora indifferentemente sia per la Repubblica sia per i Medici. Certo, così facendo si mette nei guai, però, ovviamente. E vediamo in che senso. Allora, lui nasce, al contrario di Dante, ma anche al contrario di Boccaccio, di Petrarca, da una famiglia che non è molto ricca. È una famiglia non benestante. Quindi non è un aristocratico, ma non è nemmeno un borghese molto ricco. Però, insomma, la famiglia fa degli sforzi grossi e quindi lo fa studiare. Quindi gli fa frequentare una scuola pubblica, diciamo così, a pagamento, però, a Firenze, e quindi lui una formazione culturale ce l'ha, malgrado le origini non particolarmente, insomma, ricche. Nel 1498, lui, pensate, nel 1469, quindi abbastanza presto, diventa, poi che significa non lo so, però segretario della seconda cancelleria della Repubblica Fiorentina. Cioè, che vuol dire? Era uno che poteva andare in missione diplomatica, per esempio, verso altri stati italiani, per trattare per conto di Firenze, ok? Quindi un incarico bello, no? Interessante. Per 15 anni fa questo lavoro qua. Quindi, insomma, sono 15 anni in cui lui, no? Che è ancora abbastanza giovane, si forma, no? Come uomo politico e come diplomatico, diciamo così. Ecco, disgraziatamente nel 1512 i Medici, che erano stati cacciati via 15 anni prima da Firenze, ritornano e si riprendono praticamente il potere. E Machiavelli, che ha lavorato per la Repubblica, ci dispiace, sei tanto bravo, però i Medici dicono, mi sa che non sei leale verso di noi, no? Non fai parte del nostro partito, quindi noi ti mettiamo in galera. Quindi lui viene incarcerato perché viene accusato di aver partecipato a una congiura che avrebbe voluto ricacciare via i Medici, sta a vedere se è vero. Un anno dopo viene scarcerato, però vi ricordate, viene praticamente destinato all'esilio in campagna, ma non tanto lontano, Vedete, qui c'è Firenze, dove lui ha lavorato, e poi Sant'Andrea in Percussina, lui aveva praticamente un piccolo terreno con una casa di campagna, lui dice, vabbè, tu basta che ti togli dalle scatole, dicono i Medici, che te ne vai, però stai in esilio lì, non ti devi muovere da quella casa di campagna. E noi, vi ricordate, nella sua permanenza lì, avevamo letto quella lettera, una delle tante cose che abbiamo letto sull'umanesimo, una lettera al suo amico Francesco Vettori, dove diceva, durante il giorno, scusate il brutto termine, mi dispiace che sto registrando, io cazzeggio con gli abitanti del luogo, ma chi sono gli abitanti del luogo? Da contadini, quelli che frequentano l'osteria, quindi mi diverto così, diciamo così, passo il tempo giocando a carte, andando in giro per le foreste lì intorno, ok. Poi quando torno a casa però la sera mi metto sui miei libri, no? Ricordate i classici greci e romani, soprattutto latini, e sto fra amici, i miei amici veri sono gli antichi, no? Quindi però ecco, immaginate che insomma lui passa 5-6 anni della sua vita, diciamo così, in questo esilio, per carità non sta in carcere, è libero, però ragazzi non c'ha tanti soldi, c'è una condizione, non dico di povertà, ma abbastanza stretta dal punto di vista economico, no? Chiaramente. E però in questo periodo qui scrive le sue opere principali, fra cui Il Principe, ok, poi vediamo in che senso. Ho messo i numeretti per farvi vedere le fasi, no, della sua vita. Ecco, nel 1519, miracolosamente, forse i Medici dicono, ma vabbè, questo è stato buono per tutti questi anni lì dove l'abbiamo condannato a stare, no? Ha rotto le scatole? No, non mi sembra che sia particolarmente ostile a noi. Non vede l'ora. Lui scrive un sacco di lettere ai padroni di Firenze, ai Medici, no? Dice, ma scusate, mi fate rientrare, io posso lavorare pure per voi, mi piace il mio lavoro,
dai, datemi un'altra occasione. E finalmente nel 1519, l'anno in cui i medici dicono, vabbè, va, dai, torna a Firenze, basta che stai tranquillo e lavori per noi però. Eh sì, e gli affidano degli incarichi che ricomincia a diventare interessante. Quindi nel 1525 lui viene del tutto scagionato, quindi può fare qualsiasi lavoro i medici loro volessero insomma attribuirgli, e nel 1526 insomma non dico che, no, viene nominato come figura politica più importante di quella di prima, no, di quella che lui viveva durante la Repubblica, però è eletto cancelliere dei procuratori alle mura, cioè si interessa della difesa di Firenze. Procuratori alle mura teoricamente sono quelli che sorvegliano a che le mura della città siano a posto, la sorveglianza, no, le guardie siano a posto, le porte funzionino. In realtà però significava altre cose anche, no? Cioè curare, diciamo così, un ministro della difesa, va? Diciamo così. Quindi è importantissimo. Però, porca miseria, finisce mai sto pendolo. 1527, nuova cacciata dei medici e di nuovo torna un governo repubblicano. E qui però i repubblicani ce l'hanno con Machiavelli. Dicono, scusa, prima hai lavorato con noi, poi quando sono tornati i medici hai fatto di tutto per lavorare con loro, senti, fai una bella cosa, poi sei pure anziano ormai, fuori di qui, non ti mettiamo in carcere, non ti condanniamo all'esilio, resti qui a Firenze, però scusa, ti togliamo tutti gli incarichi che i medici ti hanno assegnato. E un mese dopo, nel 1528, poverino, a 58 anni, che a quei tempi insomma era un'età abbastanza interessante, lui muore. Chissà se muore per dispiacere o perché doveva morire, non lo so, però certo muore avendo concluso la sua carriera politica, insomma, in maniera abbastanza traumatica, no? Quindi avete visto, no? Il pendolo della sua vita, vicende alterne, e che però lui ha sfruttato anche per fare esperienza politica, chiaramente. Ha sempre utilizzato quello che gli succedeva come insegnamento per fare politica, chiaramente. Brevissimamente le opere. Ah vabbè, qui poi per terminare, no, vedete, in pratica lui ha avuto anche a che fare con un tentativo di creare un grande stato del centro-nord, no, da parte di Cesare Borgia. Un attimo che volevo far vedere così tanto per curiosità. Vedete qui la cartina era leggermente semplificata, no, rispetto a quella che abbiamo visto. Cioè, il figlio di un papa, pensate un po', i papi avevano figli a quei tempi, immaginate che roba. Ecco, il figlio del papa, il cosiddetto Valentino, cioè Cesare Borgia, abbiamo un ritratto di quel tempo pure di questo signore, guardate che aria decisa, tosto questo. Si era messo in mente praticamente di costruire uno stato grosso, e Machiavelli fa il tifo per lui, nel centro-nord, vedete, più o meno in una parte delle Marche e nell'Emilia-Romagna, che a quei tempi era stato della Chiesa. Però Cesare Borgia dice, papà, dice al Papa, posso provarci andare a rompere le scatole, soprattutto al Ducato di Milano e alla Repubblica di Venezia, in modo che costruiamo un'Italia grossa, importante, no? Uno Stato italiano che possa competere con francesi e spagnoli. E il Papa glielo lascia fare. E vedete, praticamente questo stato di Cesare Borgia, Borgia era una famiglia di origine spagnola che ha dato un papa, no, un tempo, era questo qui arancione, quindi era bel po' esteso, diciamo così. E però, per farvela breve, questo tentativo poi fallì, perché gli stati italiani, i più importanti, quelli che ho nominato prima, compreso il Regno di Napoli, non videro di buon occhio questa crescita improvvisa di uno stato grosso, no, nel centro-nord, e Valentino, Cesare Borgia, venne, Valentino era un suo soprannome, venne sconfitto praticamente. Scusami. Prego, figurati. Quindi insomma, il riferimento, no, il riferimento a una possibilità di creare uno stato forte qui in Italia per Machiavelli è stato per un po' di tempo Cesare Borgia, a un tentativo che poi purtroppo, direi io, è fallito. Bene, quindi questa era un po' una presentazione di questo nostro signore dal punto di vista biografico. Avete visto che c'è parecchia roba, no, da ricordarsi, ma insomma. E qui io mi sono permesso di non cancellare, come ho fatto per altre opere, visto che l'avevamo già incontrata, la famosa lettera a Francesco Vettori,
che lui scrive, no, l'ho già detto poco fa, a questo suo amico che è rimasto a Firenze mentre sta a San Giuseppe in Percussina, no? Se non sbaglio, Sant'Andrea, scusate, in Percussina, in esilio, e gli dice in questa lettera, vi ricordate, ve lo ricordo, no, come passa la giornata e poi soprattutto il piacere della lettura degli scrittori antichi alla fine del giorno. Oh, il principe, io direi, intanto vi presento un attimo il genere letterario di questa opera, poi ci fermiamo, voi fate l'ideazione, vi lascio qualche minuto in più e poi magari approfondiamo un po' di più il contenuto di quest'opera. Il principe lui ha scritto proprio mentre stava lì a Sant'Andrea, no? Quindi nella sua casetta di campagna, non nuotava nell'oro, come abbiamo detto poco fa, insomma, vabbè, però trova l'energia, la voglia di scrivere un trattato politico. Come si potrebbe chiamare il principe? Ragazzi, qui mi fermo. Un manuale per essere un bravo sovrano, un bravo principe, e possibilmente per creare uno Stato forte in Italia. Quindi a chi lo regala questo manuale, secondo voi? Vuole tornare a Firenze? Ai medici. È uno dei medici, che è Lorenzo, no? Che è il medico, uno dei medici che in quel momento, insomma, è a capo della signoria di Firenze. Cioè, lui dice, è un po', diciamo che c'ha due, se vogliamo, c'ha due origini, no? Questo trattatello, molto breve, tra l'altro, tradotto in migliaia di lingue, è una delle opere della letteratura italiana più tradotto. E lui che ci vuole, perché scrive Le Principe? Uno, per condensare tutte le esperienze che ha fatto come uomo politico mentre stava al servizio della Repubblica, no? Chiaramente, prima dell'esilio, diciamo, prima dell'arrivo dei medici. E poi parliamoci chiaro, ahimè, insomma, anche lui è un uomo, insomma, no? Lo dedica a Lorenzo II de' Medici perché in qualche modo gli dice: senti, il mio riferimento sei tu, vuoi diventare un grande sovrano? Ecco, se leggi questo mio manualetto vedrai che in poco tempo, senza troppa fatica, ci riesci. E quindi a che servirebbe il principe? Anche secondo le intenzioni di Niccolò Machiavelli. E insomma, posso dire la parolaccia? Per arruffianarsi, diciamo così, il sovrano dei medici. Dice, vabbè, ti dedico un'opera, ti dico che tu puoi essere destinato a diventare uno dei più grandi sovrani italiani, e beh, dai, fammi tornare, no? In qualche modo è un modo per fare amicizia con il nuovo potere dei medici. È servito? Ma forse sì, forse leggendo il principe, insomma, i medici, o Lorenzo II sicuramente, si sono resi conto che era uno spreco, no? Fare a meno di un uomo come Machiavelli a corte, no? E quindi poi qualche anno dopo in effetti lui è tornato e avete visto, no? È stato poi perdonato, tra virgolette, per il suo impegno per la Repubblica e ha ottenuto, insomma, delle cariche importanti. Quindi insomma, il principe è questo, quindi tanto per capirci, ci troviamo dentro un sacco di cose interessanti, però quelle le vedremo alla ripresa della lezione. Per il momento può bastare qui. Sul principe avevo promesso di approfondire un attimo, perché poi a me, sapete, piace dare la parola direttamente ai testi, no? Abbiamo visto che cos'è. Per esempio io l'ho chiamato, non so se Machiavelli si offende, ma una specie di manuale per il bravo principe, per il bravo capo di Stato, insomma, no? Visto che a quei tempi, insomma, gli stati principali della ripetizione erano retti da sovrani, no? Da principi, quindi ecco, lui fa questo manuale per diretto a un principe che voglia diventare importante, che voglia incrementare la potenza del suo stato, no? Il benessere anche del suo stato, oppure che voglia conquistarne uno per tenerselo, per governarlo poi però secondo delle regole del gioco efficaci anche per i suoi sudditi, insomma, no? Quindi tutti i consigli, ecco, questo già possiamo cominciare a fissare dei punti fermi, no? Cioè, il principe non è un manuale per conquistare il potere davanti a un dittatore e tenerselo stretto, no. Il potere, secondo Machiavelli, serve a far star bene poi lo Stato che viene gestito. Sarebbe bello se fosse così, in effetti, no? Quindi non è il potere fine a se stesso, no? L'obiettivo del principe.
è il potere e il saperselo mantenere, ma in vista del benessere poi dei sudditi, cioè di chi sta dentro quello Stato. Chiaro? E questo è assolutamente importante. Poi, come se volessimo vedere così, con una specie di drone sul principe, come è fatto praticamente? Beh, è fatto in questo modo. Intanto lui comincia a parlare dei tipi di stati che stanno in Italia a quei tempi. Quindi, vabbè, poi lo vedremo subito, perché forse questo pezzo riusciamo a leggercelo oggi. E seconda cosa, lui dice: se dovessimo indicare il potere più forte, no? Quello con cui bisogna venire a patti nelle attività politiche, che è il Duca di Milano, la Repubblica di Venezia, i Medici, no, il Papa. Per quanto vi sembri strano, insomma, poi voi state studiando quel periodo, quindi sapete bene che il Papa, fin dal Medioevo, non è mai stato soltanto un'autorità spirituale, ma è stato un'autorità politica, direttamente politica. Chi si mette contro il Papa in Italia per molti secoli c'ha vita molto breve, ok? Quindi, insomma, l'appoggio del Papa non si può prescindere dall'appoggio del Papa. Terza cosa che dice, andando avanti nel trattato, in questo piccolo saggio, lui dice: per conquistare il potere, per mantenerlo, bisogna avere delle milizie, cioè un esercito, beh, ovviamente, no? E milizie affidabili. Quindi c'è un capitolo dedicato proprio all'arte della guerra, no? All'arte della difesa, no? del proprio Stato, che qui anche lì dà consigli a un principe che voglia leggere questo suo trattatello. E poi, vabbè, c'è un discorso assolutamente fondamentale, diretto sempre, no, a un aspirante principe, che dice: come ti devi comportare? Qui ci saranno degli esempi, delle sorprese grosse, insomma, no? E lui dice: sì, mi piacerebbe tanto che un principe fosse leale con i suoi alleati, onesto con chi sta con lui, dolce, come dire, e generoso con i suoi sudditi. Però dice: ma è sempre possibile essere così? A volte essere sempre così ti porta poi a perdere il potere. E quindi una cosa che sconvolge, Machiavelli è ritenuto, insomma, un pensatore rivoluzionario anche oggi, tutto sommato, la cosa che ci sconvolgerà è che lui dice: guardate che per mantenere il potere, aprite gli occhi, per la mia esperienza, bisogna essere pronti a tradire anche i trattati fatti a livello internazionale. Due, essere crudeli con quei sudditi che ti vogliono cacciare via. E così via. Quindi lui dice a un certo punto, lo leggeremo nelle prossime puntate, sarebbe bellissimo se il principe riuscisse a essere sempre, no, generoso, onesto, leale, bla bla bla, rispettoso dei trattati. A volte essere sempre così ti porta alla rovina. E quindi, cosa più importante, non è che ti porta alla rovina solo te che perdi il potere, ma porta alla rovina pure il tuo Stato, praticamente. Perdere il potere da parte di un principe vuol dire gettare nell'instabilità, no? Nel casino, il proprio Stato. Quindi deve essere, tra virgolette, attenzione, perché lui usa un termine che noi usiamo in altri ambiti, con un altro significato. Il principe deve essere prudente, cioè deve essere pronto a switchare, no? Mi conviene essere così, a seguire questi trattati di pace che ho fatto con lo Stato X? Sì, mi conviene, se dico no, clack, switch, io quei trattati di pace li rompo. Insomma, quindi fece molto scandalo a quei tempi, ovviamente. E poi c'è un discorso assolutamente importante sulla fortuna. Questa fortuna ogni tanto ce la troviamo tra i piedi, no? Il caso, il destino, chiamatela come volete. Io si potrebbe anche usare un termine volgare, insomma, quello che usiamo noi, quando uno c'ha un bel... La fortuna però è un aspetto che l'uomo politico deve avere presente. Cioè, per quanto tu organizzi dei piani perfetti, no? Orologeria, poi capita qualcosa che tu non hai previsto, e tu devi essere pronto a modificare i tuoi piani. Quindi, per un uomo politico, questo è assolutamente fondamentale. Quindi, come dire, i due insegnamenti sono questi, no? Prudenza e avere a che fare, poi avere presente che quello che tu hai stabilito può essere sconvolto da un fatto accidentale che succede, una cosa che tu non avevi previsto. Quindi, prudenza nel senso che il principe deve essere pronto a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per mantenere il potere, anche quelli meno nobili, anche quelli meno belli, insomma,
anche quelli meno morali, ahimè, e poi fare i conti rispetto alle cose che vuoi fare con il caso, che può metterti tra i piedi e degli ostacoli che tu non hai previsto. Un bravo principe è quello che riesce, il famoso piano B, no? Tu hai fatto un piano, la fortuna te l'ha sconvolto, piano B immediatamente, essere flessibili, diciamo. Vabbè, abbiamo finito di leggere il principe, ho detto tutto. No, dobbiamo sentire che dice questo grande pensatore e quindi è ora di farvi vedere la dedica. Forse oggi ci fermiamo qui, vediamo un po' se siete stanchi. Già eravate stanchi prima, vediamo. Allora, io ho già detto, no, che il principe, lui lo dedica a Lorenzo II dei Medici. In realtà avrebbe voluto dedicarlo al padre di Lorenzo, che si chiamava Giuliano. Ai tempi, lui praticamente è stato condannato all'esilio proprio da Giuliano dei Medici, l'ha cacciato via quando i medici sono tornati. E quindi, insomma, per ingraziarsi, ecco, non uso più il termine volgare che ho usato prima, per ingraziarsi, come si dice in maniera pulita, questo sovrano, dice, senti, ti dedico questa operetta, no? E come mai? Perché secondo me se segui certi miei consigli, che ne so, il principato, la signoria dei medici di Firenze diventa grande stato italiano. Ma però Giuliano muore, mentre lui scrive questa roba, Giuliano muore, e dopo la morte di Giuliano a Firenze c'è Lorenzo, che praticamente, pensate che potenza questa famiglia, governa Firenze per conto del Papa Leone X, che è uno dei medici. Cioè questa famiglia c'aveva per diversi anni, no? C'ha avuto il capo di Firenze, questo giovanissimo Lorenzo de' Medici, Lorenzo II, non è Lorenzo il Magnifico, che forse voi avete incontrato, e poi a Roma c'era un Papa, Leone X, che era uno dei medici, uno della stessa famiglia, quindi il Papa c'ha un po' una manina, no? Piuttosto pesante sulle vicende politiche di Firenze. E quindi a sto punto la dedica di Machiavelli cambia, no? Giuliano non c'è più, e dedica, a maggior ragione, forse questo gli fa più gioco, no? Questo manualetto per diventare un grande principe a Lorenzo, che è giovane, quindi può fare esperienza direttamente leggendo questa roba. Ci siamo, ragazzi, quindi questo è un po' la premessa di quello che stiamo per leggere. E vedete che praticamente prima di cominciare a parlare dei principati, dell'esercito, delle virtù che deve avere un principe, della fortuna, eccetera, eccetera, lui nelle primissime pagine, no, del libro si rivolge direttamente a questo Lorenzo. Vedete che c'è, come si usava a quei tempi, no? Pur essendo il principe, ovviamente, se no non lo leggeremo, un'opera in volgare toscano, cioè in italiano, insomma, no? Del tempo, però vedete come intestazione c'è una frase, una dedica, no? Diciamo così, in latino, Nicolaus Machiavellus ad Magnificum Laurentium Medicem, cioè Niccolò Machiavelli a Lorenzo, al magnifico Lorenzo de' Medici. Vedete, già c'è una sviolinata, magnifico, era appena arrivato, era ragazzo. E sentite che dice, come giustifica in qualche modo, no, questa dedica, insomma, questa cosa. Piccolissima premessa. Non è Boccaccio, la prosa di Machiavelli non è Boccaccio, vi ricordate quei periodi lunghissimi, anzi spesso abbastanza secca, però è chiaro, ragazzi, è un toscano del Cinquecento, è un italiano del Cinquecento, quindi magari qualche volta, ecco, c'è bisogno delle note, io magari la parafrasi la faccio qui davanti a voi e spero, insomma, che basti. Sogliono, e il più delle volte, coloro che desiderano acquistare grazia presso uno principe, farsi l'incontro con quelle cose che infra le loro abbino più care o delle quali vengano lui più delettarsi. Lui dice, quelli insomma che vogliono, vabbè, la ridicola parolaccia, arruffianarsi un principe, di solito che fanno? Gli offrono come regalo le cose che piacciono a loro oppure che loro sanno che piacciono al principe. Ok? Donde si vede molte volte essere loro presentati cavalli, arme, drappi d'oro, pietre preziose e simili ornamenti degni della grandezza di quelli. Quindi che regali si fa?
da parte di uno che vuole tenersi buono un principe, diciamo così, basta la parolaccia, e che gli si regala, è roba che o piace a te e quindi tu la regali al principe sperando che piaccia pure a lui, oppure che tu sai che il principe l'apprezzerà. Per esempio, dice Machiavelli, cavalli, armi, cioè armature, no? Tessuti d'oro, oppure pietre preziose, roba del genere, dice lui. Lui dice, io sta roba in questo periodo non c'è, come vedremo. Quindi io che te regalo? Forse avete già capito. Desiderando io adunque offerirmi alla vostra magnificenza, sapete come lo tratta, con qualche testimone della servitù mia verso di quella, cioè, siccome io voglio presentarmi a te, voglio offrirmi, no? A te, a vostra magnificenza, mazza, addirittura, con qualche testimonianza della mia dedizione, no? Della mia fedeltà, vedete come cerca, insomma, di accarezzare Lorenzo, che ti regalo? Non ho trovato in la mia suppellettile cosa quale io abbi più cara o tanto esistimi quanto la cognizione delle azioni degli uomini grandi imparata da me con una lunga esperienza delle cose moderne e una continua lezione delle antique. Oh, io non solo ho sottolineato, ho messo pure delle sbarre, è perché è un passo importantissimo per capire, secondo Machiavelli, a che serviva sto cacchio di principe, no? Dice, allora io che ti regalo? Oggetti, non ce l'ho, oggetti che io consideri preziosi, qua io non ce l'ho. E quindi, che è la cosa a cui tengo di più? Sto libretto. Vedete, dice, la cosa che io ho imparato, no? Con mia fatica, insomma, qual è stata? E che io voglio trasmettere attraverso questo libro, qual è stata? La conoscenza delle azioni che fanno i grandi uomini, quindi i grandi uomini di potere probabilmente, che io ho imparato attraverso due strumenti. Attenzione, perché le coppie nel ragionamento concettuale di Machiavelli sono poi molto frequentate. Qui c'è una prima coppia. Una, l'esperienza delle cose moderne, e io per 15 anni sono stato in mezzo alla politica, sono stato in mezzo anche, come dire, ai conflitti, no? O ai trattati di pace fra stati italiani, quindi ho imparato un sacco di cose. E però da che cosa altro ho imparato? Ecco l'umanista, no? Machiavelli, una continua lezione delle antique, cioè in politica, in storia, io ho anche studiato la storia antica, gli uomini politici antichi, che so, Augusto, Diocleziano, Cesare, conosco bene anche la storia, ho imparato la lezione di quella civiltà latina, romana, da cui tutti discendiamo. Quindi c'è un patrimonio, dice lui, no? Altro che cavalli, armi. Cioè io, quello che ti offro è una cosa incomparabilmente più preziosa. Per te che vuoi fare il principe, io ti metto qua dentro la mia esperienza accumulata personalmente, individualmente da me, e poi la conoscenza di quello che è successo in ambito politico nei secoli passati. Perfetto, una miscela clamorosa, no? Le quali, cioè le quali due cose, avendo io con gran diligenza lungamente escogitate ed esaminate, e ora in uno piccolo volume ridotte, mando alla magnificenza vostra. Cioè, io ho condensato tutte le mie esperienze da politico e la mia conoscenza della politica in tempi antichi in questo libretto, è un manualetto, quindi non è un'enciclopedia in 12 volumi, uno piccolo volume ridotte, quindi sintetizzate, perfetto, no? Chi non vuole perdere troppo tempo a diventare un grande principe, ti faccio sto regalo, porca miseria. Però guardate, lui è sempre molto rispettoso, anche c'è, cioè, io non credo che la pensasse così, sentite che dice, e benché io giudichi questa opera indegna della presenza di quella, tamen confido assai che per sua umanità li debba essere accetta, considerato come da me non li possa essere fatto maggiore dono che darle facoltà, sottolineato, a potere in brevissimo tempo intendere tutto quello che io in tanti anni e con tanti miei disagi e pericoli ho conosciuto e inteso. Allora, lui dice, se rende conto forse aveva esagerato, cioè, ma che me regali il libretto? Vabbè, Lorenzo potrebbe reagire così, dice, ok, il libretto non è degno,
ma io non credo che la pensasse così Machiavelli, non è degno della vostra magnificenza, no? Della vostra importanza, della tua eccellenza, però per umanità, per generosità, accettalo, dai, fammi sto piacere, perché dice io, a che può servire questo libretto? È una specie di chiave che ti apre il mondo della politica, perché dice, in breve tempo tu puoi imparare quello che io ho imparato in tanti anni, e qui poi c'è un riferimento chiaro a quello che sta vivendo lui, l'esilio, no? La cacciata da Firenze, con tanti miei disagi e pericoli. Sì, io l'ho imparato stando in mezzo alla politica, dove insomma, guardate, a quei tempi, ragazzi, la politica in Italia era un covo di vipere, eh? Per esempio andava molto di moda eliminare i concorrenti, i propri avversari politici, col veleno oppure con gli attentati. Quindi lui, insomma, ha visto, ha corso questi pericoli, e poi adesso sta in esilio, no? Quindi gli è costato qualcosa. Dice, vabbè, io tutta questa mia conoscenza l'ho sviluppata e l'ho appresa in anni, e io però l'ho condensata così, che ci vuole? Tutto lo leggi e in poco tempo ti trasmetto quello che io ho imparato per anni, no? In anni di pratica, di esperienza. Quindi, insomma, è un condensato, no? Una sintesi molto... è ridotto in pillole tutto quello che so. E quindi, dai, accettalo. Poi ci dice pure come è scritta sta cosa. Dice, ma come te devi aspettare? Qualcosa di... con delle frasi... Beh, già come scrive è abbastanza comprensibile, no? Dice, ma che stile utilizzo in questo libro? È una cosa molto elegante. No. Asciutto, cioè, se deve servire a quello che ti ho detto, bisogna che io mi esprimo in maniera molto secca, no? Molto efficace. Dice, la quale operando che cosa? Questa sintesi, no? Questo riassunto delle mie conoscenze, la quale operando io non ho ornata né ripiena di clausole ample o di parole ampullose e magnifiche, o di qualunque altro lenocinio o ornamento estrinseco, con i quali molti sogliono le loro cose descrivere e ornare. Ecco, c'è subito una cosa che Machiavelli dice spesso nel Principe, sta roba qui è roba nuova, non c'è niente a che vedere con i saggi politici che sono stati pubblicati prima di questo, o che ne so, nel Medioevo, oppure in questi anni. Io ho fatto un'opera completamente nuova, completamente diversa dalle altre. E sentite che dice, diversa dalle altre anche dal punto di vista di come è scritta, dallo stile che lui utilizza. Dice, io non l'ho riempita né di frasi complicate, né di parole eccessivamente eleganti, raffinate, ampullose, vedete, magnifiche, e nessun altro abbellimento, qui non lo dice, ma estrinseco vuol dire praticamente inutile, no? Quindi, Non ho voluto utilizzare una lingua molto letteraria, e poi vedete come fanno molti quando scrivono. Vedete, lui già stabilisce una grossa differenza tra lui e gli altri trattatisti politici. Perché ha fatto questa scelta? Vabbè, io ve l'ho detto, ma vediamo come la mette lui. Perché io ho voluto o che per una cosa la onori, o che solamente la varietà della materia e la gravità del soggetto la facci grata. Cioè, che vuol dire? Non me ne è fregato niente di abbellire questa mia opera, perché secondo me il suo peso, il suo valore, non sta tanto nelle parole, nelle espressioni molto fighe, molto eleganti, ma sulla materia, sul soggetto che io ho scelto di trasmettere. Cioè, ricordiamoci appunto quello che abbiamo detto per molto tempo prima, no? Cioè, è un manuale assolutamente pratico, cioè che serve a diventare un grande uomo di Stato. E basta quello. Che me ne importa di abbellirla sta faccenda? Cioè, è la materia in sé che è importante, che la rende grata, cioè la rende utile. Ok? Quindi non me ne importa niente della forma, l'importante è il contenuto, tanto per usare termini che forse sono alla vostra portata, no? E poi dice un altro modo per non esagerare, no? Nell'innalzare l'importanza di questo suo trattatello, no? Dice, mi si potrebbe dire, ma come ti permetti te di giudicare quello che un principe, no? Che è molto più in alto di te, deve fare?
E lui qui ricorre subito a una cosa che vedremo molto, molto interessante e praticata. Cioè, quando un concetto diventa un po' complicato, lui usa sempre delle immagini molto semplici che spiegano quello che vuole dire. Allora, sentite che dice questa cosa qui. Si paragona, no, a una specie di cartografo, a un geografo che voglia disegnare una mappa, no? Una carta geografica. E dice: né voglio sia reputata presunzione se uno uomo di basso infimo stato, lui praticamente, ardisce discorrere e regolare i governi dei principi. Cioè, che io non vorrei, dice lui, non vorrei essere equivocato, non vorrei che sorgesse un problema. Cioè, come dicevo te, un principe, ecco, tu Lorenzo mi potresti dire, ma che ne sai tu dei principi, tu che sei uno che non sei nemmeno un aristocratico, sei uno che viene da una famiglia umile tutto sommato. Lui, sentite che dice però, perché così come coloro che disegnano i paesi si pongono bassi nel piano a considerare la natura dei monti e dei luoghi alti, e per considerare quella dei bassi si pongono alti sopra i monti, similmente a conoscere bene la natura dei popoli bisogna essere principe, e a conoscere bene quella dei principi bisogna essere popolare. Sì. Lui dice, quando uno fa una carta geografica, no? Quando descrivi i monti, tu stai sotto, no? Stai basso, e se tu vuoi invece descrivere le pianure, ti metti in una posizione elevata e quindi tu disegni poi la tua carta. Ecco, allo stesso modo, io ho fatto la stessa cosa. Per conoscere bene la natura dei popoli bisogna mettersi in alto, cioè lo fanno i principi. E io però mi sono messo in basso e ho visto i principi e li ho descritti così come li vedo dal mio punto di vista. Quindi, insomma, ha voluto, no, come dire, fare la metafora che il principe è una specie di carta geografica per chi voglia fare politica, no? Quindi c'ha due punti di vista molto diversi. E vabbè, qui poi c'è la sviolinata finale, no? La dedica vera e propria, dice: pigli adunque vostra magnificenza, quante volte gli ha detto? 3-4 già? Questo piccolo dono, ma non credo che lui la considerasse piccolo, questo piccolo dono con quello animo che io lo mando, il quale, se da quella fia diligentemente considerato e letto, riconoscerà dentro uno estremo mio desiderio, sentite qua che lei pervenga a quella grandezza che la fortuna e le altre sue qualità gli promettano. Vabbè, qui c'è proprio un allisciamento, no? Un lecchinaggio pazzesco di Machiavelli nei confronti di Lorenzo, ma lo sappiamo, no? Che doveva servire anche questa dedica. Cioè, quindi dice, vabbè, quindi alla fine, al succo, concludendo, dice: allora, dunque, vostra magnificenza, sempre lo chiama così, insomma, lo accetti questo piccolo dono con lo stesso animo di amicizia, no? Con cui io te lo mando. Dice: guarda, se vostra magnificenza leggerà e rifletterà bene su questa operetta, la leggerà come si deve questa operetta, ecco, coglierà che io desidero che tu diventi praticamente così grande, un grande sovrano, così come la fortuna e le tue qualità ti promettono di diventare. Cioè, in pratica, che sta dicendo Machiavelli? Tu sei destinato a essere un grande sovrano già. E beh, se tu leggi questo manuale ci diventi anche in maniera molto più veloce. Quindi io sono sicuro che questo manuale ti aiuterà a diventare quello che le cose di per sé ti hanno promesso che tu diventerai. Leggitelo per bene. E qui c'è... Mi fai tornare a Firenze, per favore, mi sono stufato di stare in esilio. Senti, qui veramente è commovente Machiavelli, no? È un uomo. Tutti gli uomini abbiamo le nostre debolezze, uomini e donne. Sentite che dice, concludendo. Forse è la cosa che avrebbe voluto dire proprio all'inizio, poverino. E se vostra magnificenza, e dai, dall'apice della sua altezza, sentite come lo tratta, qualche volta volgerà gli occhi in questi luoghi bassi, ecco, mi dai un'occhiata per favore, guarda dove sto io, sto a Sant'Andrea in Percussine, tu stai a Firenze, conoscerà quanto io indegnamente sopporti una grande e continua malignità di fortuna. Ecco qua. Diceva allora, leggete sta roba, farne tesoro, poi se ogni tanto ti ricordi di me, considera dalla tua altezza, no? Guardi me che sto così, sto qui in esilio, in condizioni abbastanza miserabili, ecco, consideri quanto la fortuna è stata cattiva con me,
Quindi che vuol dire? Dai, fai qualcosa per portarmi di nuovo a Firenze, insomma, no? Lorenzo ci ha pensato e dopo qualche anno è successo, insomma, dopo qualche anno però, non è stato proprio immediato. Allora, volevo vedere con voi, poi terminiamo, quello che vi dice il vostro libro, però insomma molte cose l'ho già dette, quindi permettetemi di essere veloce, no? Nell'analisi, no? Nell'analisi del testo che sta sempre sul vostro libro a seguito di quello che abbiamo appena letto. Sicuramente dentro la dedica è uscito fuori, credo, no? A parte come dire, gli inchini formali che Machiavelli fa a vostra magnificenza, però l'orgoglio c'è, no? L'orgoglio per quando lui dice io ho accumulato tutte queste conoscenze in politica faticosamente negli anni, c'è tutto però l'orgoglio di dire oh, io adesso sono un grande conoscitore, no? Un grande teorico dell'azione politica, insomma. E l'aveva detto anche nella lettera al Vettori, a Francesco Vettori, in una parte in cui non l'abbiamo letta, quella lettera diceva io sto scrivendo un trattatello di politica che dimostra, vedete qui c'è un pezzettino di quella lettera, che i 15 anni in cui ho fatto a studio dell'arte dello Stato non li ho né dormiti né giocati, cioè in quella lettera si scrive in maniera un po' più veloce, dice è il frutto dei miei 15 anni da politico in cui io non ho né dormito né giocato, cioè ho fatto tesoro delle mie esperienze, ho accumulato una serie di esperienze positive e negative, però e praticamente vedete abbiamo detto che qui l'analisi dice il fatto di promettere al destinatario di questo manualetto, no, che in brevissimo tempo può accumulare la sua stessa conoscenza, insomma mi sembra interessante, no, diciamo così. Oh, ovviamente l'altra cosa su cui ci siamo fermati forse non abbastanza, però mi sembra, io ho calcato un po' il mio tono di voce quando ci siamo passati, no? L'esperienza è importante, sì, l'esperienza delle cose concrete, no? Giustamente, l'esperienza di politico in quei famosi 15 anni al servizio della Repubblica di Firenze, sì, però vedete, da umanista lui non può prescindere anche dalla continua lezione, si diceva, no? Nella dedica, delle antique, cioè anche la conoscenza di quello che in politica è successo nella storia, soprattutto quella romana, a cui fa molto riferimento, è importante, no? Quindi è vero, la realtà concreta è importantissima, però da umanista lui dice, però ecco, io faccio riferimento pure a roba che viene da lontano, no? Perché è utile ancora sapere quello che è successo nella storia romana? Perché lui dice, è convinto che l'uomo quello è, cioè la natura umana, no? La psicologia dell'uomo è immutabile nel tempo, quindi le cose che hanno funzionato ai tempi dei romani, probabilmente politicamente parlando, forse funzionano anche oggi, perché l'uomo quello è, la sede di potere, la corruzione, l'avidità, quello c'è. C'è una visione dell'uomo non proprio positiva, come vedremo in certi momenti. Quindi va bene, esperienza più conoscenza del vecchio, diciamo così. E poi, vabbè, ovviamente, da uomo d'azione, no? Da uomo politico, lui non sta facendo la Divina Commedia, né sta scrivendo il Canzoniere di Petrarca, né sta scrivendo tantomeno il Decameron. Quelle erano opere che avevano altre finalità, no? Questo è un manuale per insegnare a un aspirante uomo potente politico come comportarsi. E quindi, ecco, adesso qui ci abbiamo dedicato abbastanza attenzione quando lui dice... Come lo scrivo sto manualetto? In maniera più semplice possibile, perché deve servire, non deve essere elegante o deve far rimanere a bocca aperta per le parole che utilizzo, ma deve essere utile immediatamente. Cioè, è un fast manual, non so se si dice così, un instant book, come si dice adesso, cioè veloce, utile, e quindi c'è bisogno di perdersi troppo in chiacchiere, le clausole ample e le parole ampullose e magnifiche lasciamo a altri, insomma. Non importa niente.